Buongiorno gente, benvenuti a tutti a un nuovo vlog di Italiano in Argentina. Vi siete mai chiesti di come funzionasse i mezzi di trasporto? Negli altri paesi i mezzi bene o male sono uguali dappertutto, però hanno un funzionamento un po' diverso. E adesso in Italia potete andare in autobus, in treno o prendere la metropolitana. Qui effettivamente si possono prendere quasi tutti i mezzi di trasporto, però con alcune eccezioni. Per esempio si possono prendere gli autobus, però devi stare seduto. Questo è per le misure di sicurezza dell'isolamento sociale, ok? Per il subte è lo stesso. Il subte è praticamente la metro. La metro che si trova a Roma, come a Milano e come a Torino. Almeno sono le città che conosco che hanno, e che l'ho presa anche, che hanno una metropolitana. E ovviamente a partire da lunedì prossimo, per girare per strada, praticamente devi avere la mascherina, se no non si può girare. Guaglio, ma trovi cinta a cast, stu tramon! È obbligatorio, perché ci sono multe fino a 80.000 pesos. 80.000 pesos calcola che sono sui 1.000 euro. Un'altra cosa, c'è una gran differenza, oltretutto, tra quello che è il mezzo di trasporto a lunga distanza che si utilizza in Italia, che è il treno, e il pullman, che è praticamente il mezzo per la lunga distanza in Argentina. Vi chiederete che cosa strana, perché in teoria il treno è il mezzo più comodo. Non è sempre così. Perché? Dipende dall'utilizzo e dipende anche da come è presa la rete ferroviaria. La rete ferroviaria italiana è presa molto bene, a diverse aziende, a come Trenord, Trenitalia e Italo. Qui in Argentina la differenza è che si usa di più il micro, cioè il pullman a lunga distanza per fare 1000, 2000, 3000, 4000 km, quello che è, se vai da punta a punta del paese, il mezzo più rapido per raggiungerlo, eccetto l'aereo, è il pullman. E vi chiederete perché? Perché la rete ferroviaria di questo paese è ridotta a un disastro. Dopo tanti anni di una grandissima rete ferroviaria di oltre 40.000 km che praticamente arrivava ad ogni angolo dell'Argentina. Adesso non è più così, dopo una serie di complicazioni, di smantellamenti, vendite e cose varie e privatizzazione dello stesso sistema. Purtroppo adesso la rete ferroviaria è ridotta a Buenos Aires, la capitale, alla provincia di Buenos Aires, a il conurbano, a alcuni posti in alcune zone del paese, in altre province. Però basicamente la struttura più grande che è rimasta è quella per la capitale federale. E quindi il mezzo che sostituisce benissimo il treno attualmente sono i pullman. Non sono i pullman a cui siamo abituati noi in Italia, se no che sono pullman a due piani, nel quale puoi dormire, ovviamente, però dei sedili che si abbassano e diventano come dei letti. C'è l'hostess che ti porta da mangiare, da bere, come se fosse un servizio in aereo. Una prima classe, una seconda classe, più che altro per la comodità. Vi chiederete perché non si fa qualcosa per i treni. C'è un discorso di cui non voglio parlare proprio nello specifico. C'è una specie di mafia delle aziende di pullman, praticamente, che arrivano al punto che se arriva un treno merci, camionisti sono capaci di bloccare il treno e mettere, non so, dei tronchi, mettersi con il camion sopra la rete ferroviaria, cosa che è già successo, non sto inventando cose. Nel senso, per dirvi che si arriva anche a questo punto. Per cosa? Per difendere il proprio posto di lavoro. Ovviamente non sono d'accordo in tutto ciò. Sarebbe molto meglio avere una rete ferroviaria e che ci fosse lavoro per tutti quanti, però evidentemente ci sono come classi sociali e sindacati che non lo vogliono permettere. Vi assicuro che succederebbe lo stesso per eventuali treni che potrebbero portare persone a una velocità molto più alta. I treni che ci sono qua non necessitano neanche di una gran velocità. Ci sono anche treni che partono dalla capitale e arrivano a 1500 km, nel caso di Tucumán per esempio, però non lo consideri neanche. 24 ore tardi. Quindi non è il caso di prendere quel treno. Eventually. E però il vantaggio è che costano poco rispetto anche a un pullman. E ti chiederai come si fa ad accedere a questi mezzi di trasporto. Si fa attraverso la SUBE. Eccola qua. Questa qua è la classica
tessera sube che si trova dappertutto. Costa fra gli 80 e i 120 pesos argentini. Solitamente si trova nei centri sube, nei chioschi e nelle stazioni della metropolitana, che ho anche dove ci sono i centri della Quiniela, dove si gioca all'otto, a Superenalotto, quelle cose lì. C'è qualcosa di simile pure qua, ovviamente. Però bisogna fare attenzione al prezzo che vi offrono, ok? Soprattutto se avete un po' l'accento un po' troppo straniero, può essere che vi possano fregare. Non è detto, perché qui ad esempio all'italiano lo ammirano, ovviamente, perché hanno tanti parenti, tanta gente, la maggior parte, più del 50% del paese, almeno i nonni o degli zii o qualche parente, amico, che è di origine italiana o spagnola. Prendetela nei centri sube, nelle stazioni. Se proprio non la trovate, andate nei chioschi, però attenzione con il prezzo. Come si ricarica questa tessera? Allora, sempre nelle stazioni della metropolitana ci sono o delle macchinette, oppure c'è la persona, c'è il personale della metropolitana, che si chiama personale del Metrovias, vie metropolitane. Le macchinette sono automatiche, ci appoggi la tessera, metti, consulta il saldo o ricarica la tessera, ce la metti. Puoi caricare fino a 1800 pesos attuali, che sono circa una ventina di euro più o meno. E puoi avere anche il vantaggio, diciamo, di un saldo negativo. Metti che non hai potuto caricare la tessera o devi fare viaggi che spendi un sacco di soldi. Ok, puoi arrivare fino a meno 74, che equivalgono a circa 2, 4, 6, 3 viaggi. 3 viaggi con la metropolitana, che sono circa 20 pesos. Poi ci sono anche delle categorie, i pensionati o persone diversamente abili, che hanno una tariffa speciale, pagano circa il 40-50% in meno. Quindi pagheranno dei 10-12 pesos dei 20 che vale il biglietto. Lo stesso per gli altri mezzi di trasporto, come i treni e come l'autobus. E occhio a dove caricate la tessera. Perché se la caricate nei centri della SUBE, i centri ufficiali, né nella stazione della metro, tutto ok. O nelle macchinette, tutto ok. Cosa che potete trovare anche in tanti chioschi. C'è la macchinetta, c'è la stessa che trovate nel subte, trovate anche una simile con la stessa funzione e con altre funzioni in più, come caricare il cellulare o pagare dei servizi o varie altre cose, e lì va tutto benissimo. Però se vi trovate con un chiosco che non ha la macchinetta, dovete fare attenzione, perché ci sono dei proprietari che vi faranno pagare una tassa. E quello è illegale, però è una scusa, perché loro praticamente non ci guadagnano assolutamente niente, o veramente pochi centesimi per ogni ricarica. Quindi ovviamente dicono: no, ma io non lavoro per niente, voglio vendere il mio servizio e ci faccio pagare qualcosa al cliente. Però non è giusto neanche che paghi il cliente per un errore del governo. Altra cosa, questa SUBE dove si può usare? Praticamente in tutto il paese, in praticamente in tutte le province, però ci sono altre province che hanno un sistema simile. Non c'è un biglietto come c'era prima c'era un bigliettino, gli davi le monete all'autista e allora potevi farti il viaggio, ok? Come succede in tanti posti in Italia, come Milano, Roma, tanti altri posti, come nella mia città, o tantissimi altri, che si usa il biglietto che vale uno giorno, un viaggio, 3 viaggi, 10 viaggi, una settimana o un mese, ok? Però questa, finché non si smagnetizza, funziona sempre. Meglio se questa tessera viene anche registrata. Si può registrare sempre se hai un documento ufficiale del paese. E che serve registrarla? Che se la perdi, se ti rubano il portafoglio, che può capitare in una città grande come questa. E allora cosa fai? Tu puoi recuperare il saldo, praticamente bloccando questa carta come una carta di credito. La blocchi e passi il saldo alla tessera nuova. Ovviamente dipende dal tipo di saldo che hai, perché se hai meno 5 e lo recuperi, praticamente lo passi all'altra, perché avrai speso 80 fino a 120 pesos di SUBE, e il recupero sarà ben poco. Però se hai 2, 3, 400 pesos dentro,
ovviamente recuperi bene i soldi, non è tanto la, non è tanta la, la perdita, ok? Poi c'è un'altra opzione, cioè attraverso il telefono. Eccoci qua, prendete il telefono, entrate nel Play Store e cercate Mi Sube. Eccolo qua, l'applicazione l'ho già installata. Open. E sono già entrato. Adesso usciamo, così vi faccio vedere un po'. Eccolo qua. Accedere, oppure crea conto. E qua vi fa entrare una pagina. Crea il tuo conto, numero della carta, numero del documento. Il documento deve essere un documento argentino. Genere maschile o femminile. Indirizzo email, ripetere, e il codice CAPTCHA e continuare. Vi ricordo che bisogna avere un documento ufficiale della, di questo paese. Nel caso che lo aveste già, non farete altro che entrare a ingressare a tua cuenta, mettere i dati e ovviamente scrivere e schiacciare ingressare. Eccolo qua, bisogna inserire le opzioni corrette per la della protezione del CAPTCHA. Eccolo qua, accreditar cargas, ver saldo, su cargar sube, ultimo viaje. Cominciamo per la prima in alto, la gialla, accreditar cargas. Allora praticamente bisogna appoggiare la sube per accreditare delle ricariche in maniera parziale, ad esempio su internet, con un'applicazione che si chiama Mercato Pago, poi vi parlo di cosa si tratta. Vediamo se per la mia funziona. E per far funzionare questo sistema serve il sistema NFC, è lo stesso sistema delle carte di credito che si usa per pagare semplicemente, eccolo qua, questo sistema qui, io ce l'ho già attivato, lo riattivo un'altra volta, eccolo lì, vediamo, no, sembra che non abbia nessuna ricarica, lo rimetto, eccolo qua, meno 20 pesos, ecco, vedi, io potrei ancora fare altri due viaggi almeno con la metropolitana. Ultimo viaggio, la riappoggio. Appoggiare ogni volta la carta. 17 di marzo, ok, io non uso neanche tanto la sube, poi adesso siamo in quarantena, quindi ancora meno. Anche qui bisogna prendere un'autocertificazione, fare un certificato per dire per cosa ci si può spostare, loro te lo danno, in certi casi la risposta è negativa. Caricare la sube, eccole qua, qua ci sono varie opzioni. Paymovil, Sencosud, che è una carta di credito, Mercato Pago, Todo Pago. Mercato Pago e Todo Pago sono abbastanza simili, hanno più o meno le stesse funzioni e ovviamente si fanno pagare una piccola commissione per ogni operazione, non è tanto grande, però dipende cosa devi fare. ValePay è come un portafoglio online, anche questa qua ha le stesse funzioni delle due precedenti. E poi ce ne sono altre. Naranja è la carta di credito arancia e poi ce ne sono anche altre. I più usati comunque sono i primi tre in alto. E con questo praticamente, se fai una ricarica dell'applicazione senza questa applicazione qua, allora tu dovresti fare la ricarica e poi venire qua e accreditartelo direttamente con la tessera appoggiandola al tuo telefono. E in caso contrario lo fai direttamente qua e ti si accredita subito. Poi andiamo all'ultima opzione, che è ver saldo, praticamente vedere quanto è saldo rimasto. L'avevamo già visto prima, ecco, meno 20, numero della carta è quello, eccolo là, fatto. Poi altre opzioni, condividere, chiudere sessioni, i movimenti, proviamo, codice CAPTCHA un'altra volta, vediamo se me lo chiede, no. Eccoci qua, questi sono un po' di viaggi che ho fatto, ma neanche tanti. Uso, meno 9 pesos, meno 19, meno 19, ecco qua, questo è il subte.
e quelle in verde sono le ricariche. E questa è l'applicazione. Ah, adesso torniamo qua, tac tac, e usciamo. Un viaggio, per esempio, dalla stazione centrale di Buenos Aires, a Retiro, fino alla stazione di Tigre, vi potrebbe costare fino a 29 pesos e 75, che equivalgono circa a 41 centesimi di euro. Poi ci sono altre distanze, dipende dal mezzo di trasporto che prendete e dalla tariffa attuale, perché ricordatevi, in un paese come questo le tariffe spesso aumentano da un giorno all'altro. A volte lo programmano, però ultimamente stanno avvisando abbastanza anticipatamente rispetto agli aumenti. Poi, per esempio, un viaggio da Milano a Roma potrebbe costarvi sui 30, 40, 50 euro in treno, comodi, con l'aria condizionata e magari anche con chi vi porta qualcosa da mangiare. Un treno da Buenos Aires alla città che vi dicevo prima, Tucumán, 1500 km circa di distanza, vi può costare fino a 2600-2900 pesos. È un treno notturno, molto lento, con molte fermate, e spesso non è poi così comodo. Può essere che ci sia il lettino, come no, dipende dalla classe che scegliete del treno, però non è il massimo, anche perché il treno dovrete rimanere in treno per circa 24 ore. Eventually. I binari del treno non sono in ottime condizioni, allora devono mantenere una certa velocità molto bassa, e perché si ferma anche tante volte. Quindi vi consiglierei a quel punto di prendere un pullman, che qua si chiama micro, è un pullman a lunga distanza, vi sedete comodi, vi stendete, vi fate una dormita, perché di solito sono treni e sono pullman notturni, o si può anche prendere di giorno, dipende dall'orario che prendete. È tipo un tragitto di 1500 km, ovviamente non è un treno da 320 km o più all'ora, ovviamente vanno 80-90 km, arriva nel giro di 12 ore circa, però almeno state comodi, sicuramente non arrivate con la schiena rotta per i movimenti di questo treno, ok? Bene, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto il video, e commentate, mettete like, sottoscrivetevi, condividete questo video con tutte le persone che potete, che magari vi può essere utile, che vi può essere simpatico vedere di quello che vi racconto su questo paese mezzo argentino, mezzo spagnolo, mezzo italiano. E per la prossima volta vi dirò perché il tango non è argentino. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Sta buonando, concentrato. No, ma tu guardi, mi fai ridere, zio Cam. Lo metto nel coso grigio.